weekend è, per ovvi motivi, il momento settimanale in cui potersi concedere qualche gita fuori porta. A tal proposito abbiamo ideato una nuova serie utile a raccogliere e reperire facilmente tutte le nostre esperienze replicabili in un weekend, sperando di poter fornire spunti utili ai vostri motogiri. In questo video racconto raggiungeremo la Valle Argentina sulla riviera Ligure di Ponente, partendo da Torino. Scenderemo in Liguria attraverso il Colle di Tenda e, percorrendo l'Aurelia, passeremo da Sanremo per poi andare a visitare Bussana Vecchia, il paese degli artisti, e Triora, il paese delle streghe. Il tutto in un sabato e una domenica qualunque. Per chi non lo conoscesse, il Colle di Tenda è un bellissimo valico alpino che separa le Alpi Liguri dalle Alpi Marittime. La strada è davvero ricca di bellissime curve e panorami mozzafiato ed è caratterizzata da un tunnel a senso unico alternato, proprio in vetta al colle. Giunti a Ventimiglia percorriamo la trafficata Aurelia per raggiungere la bellissima sistemazione a Bussana, una frazione di Sanremo, prenotata tramite Airbnb, di cui trovate il link in descrizione. Bellina, un po' piccola, vabbè, si sente. Sì, il letto discreto, poi c'è il bagno. Un po' vecchiotto, però bene. Carina, per carità. Essenziale, se non c'è la doccia, cosa, stufa, lavandino, sanitari sospesi, cosa. Però, con queste premesse qua, onestamente, pagare 27 euro per la notte qua mi sembra un po' eccessivo. Per pura fortuna siamo i primi ospiti di questo monolocale appena ristrutturato e riceviamo una piacevolissima accoglienza dalle proprietarie. Da qui bastano 10 minuti a piedi per raggiungere Bussana Vecchia, il famoso paese degli artisti, che visitiamo nel tardo pomeriggio di sabato. Questo borgo medievale venne danneggiato gravemente dal terremoto che colpì la zona il 23 febbraio del 1887 e che ne causò il suo abbandono. Sono ancora talmente evidenti i danni che subì il paese che sembrerebbe quasi essere appena accaduto. E questo genera un'atmosfera alquanto suggestiva ed è affascinante percorrere i suoi stretti viottoli a piedi. Tra i danneggiamenti più importanti vi sono quelli al castello di Bussana, con le sue mura più antiche risalenti al XII secolo, e quelli alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, risalente al 1652. Bussana rimase un borgo fantasma per circa 60 anni. Alla fine degli anni 50, però, il torinese Mario Giani, in arte Clizia, ceramista, lanciò l'idea di ridar vita al borgo e fondare una comunità internazionale di artisti, con tanto di statuto che ne regolasse i rapporti sociali fra i suoi membri. Da qui e negli anni a seguire, il piccolo borgo accolse svariati artisti, talora di passaggio altri che vi rimasero a vita aprendo botteghe artigiane. Curioso il materiale utilizzato per restaurare in parte il borgo, tegole, pietre e mattoni recuperati dalle macerie. Vi consigliamo di percorrere in lungo ed in largo tutti i viottoli del paese. Sembrerà di passeggiare all'interno di una fiaba. L'indomani mattina lasciamo Bussana per dirigerci verso Arma di Taggia e risalire la Valle Argentina. Bastano appena una trentina di chilometri per ritrovarsi immersi tra tante verdissime piccole vette che costruiscono un meraviglioso angolo di paradiso. Questa è la vista che offre Triora, arroccata a circa 800 metri sul livello del mare, nella splendida Valle Argentina. Questo borgo medievale è noto anche come paese delle streghe per via degli avvenimenti risalenti alla fine del XVI secolo legati alla caccia delle streghe. In quegli anni, infatti, alcune donne del luogo vennero accusate di stregoneria e condannate dopo orrendi supplizi. Ma Triora è soprattutto un bellissimo borgo medievale con edifici storici come il Palazzo Stella, risalente al 300, cuore dell'antico borgo, o come la chiesa di San Dalmazzo e di fabbricati che la circondano, un tempo magazzini per mettere al sicuro le provviste del paese in caso di guerre. Per fare questo video sto morendo dalle vertigini, sto sudando ovunque, mi tremano le mani, ho male alle mani, sono in piedi su un muretto. Thank you.
Affascinante anche l'antico forno del paese, situato al fondo dell'omonimo vicolo, che cuoceva il noto pane di Triora dalla forma tonda, distribuito in tutta la vallata. Il paese in totale aveva 3 forni. Alle vicende legate alla stregoneria c'è la Cabotina, antica zona dei Fienili, luogo su cui nacquero fantasticherie legate ai tragici eventi di fine XVI secolo. Consiglio è di dedicare al paese almeno qualche ora, potendolo percorrere in ogni suo angolo e rilassarsi grazie ai panorami offerti dal luogo. Il rientro verso casa lo effettuiamo attraverso stradine sperdute tra i monti, passando per Andagna, una frazione di Triora, e puntando verso il Col di Nava. Da qui, proseguendo poi per Ceva, ritorniamo verso Torino. Dove andremo il prossimo weekend?